Thank you.
sogni, siete mai riusciti a tenerveli accanto per più di una notte? Mi fa molto piacere perché la maggior parte delle volte questi sogni ti svegli, cominci a palpare vicino e sono già chissà da quale altro cliente. I sogni mettono le gambe, le braccia, gli cresce la boccuccia, le orecchie, gli occhi e si mescolano fra noi. Che c'hai tu da borbottare? Mi ritengono subito sull'Oriana, col gonnellino di leopardo. C'è anche Tarzan stasera, quale onore. Allora, si può fare un discorso serio, no? Sì? Allora, questi sogni, vi dicevo, camminano fra di noi. E noi spesso pensiamo che un sogno sia come una bomboletta di lacca. E non c'è più. Invece i sogni si possono chiamare per esempio per nome, possono avere, vi prego, possono, mi fate avere il rispetto che ho avuto a Milano, a Forlì e in tutte le altre città dove sono andato? Sì. Allora, no, anche perché siccome ho dei nuovi clienti, perché io ci vedo molto bene, e ho notato che fra di voi c'è qualcuno che ha trovato finalmente questo coraggino di venire da me. Allora, vi dicevo, questi sogni possono avere dei nomi di persone come Filomena, Anna, Margherita, Marco, eccetera. Ok.
a 6 corde, anzi 5, perché una l'ha persa con i denti da latte. Lui è Ricciolino, sogno chiama sogno. Voleva diventare un grande bassista, ci è riuscito. Lorenzo Ponti. Il secondo sogno viene dalla Scozia. Non è diventato una gloriosa marca di whisky, neanche una pezza di cashmere preziosissima. Io personalmente lo preferisco come batterista. Derek Wilson! Ecco il terzo sogno. Capellone. Di un rosso di sera che grande tastierista si spera. E infatti è così. Alberto Rocchetti! Viva! Una scelta varietà di sogni a pelle, sogni a campanella, a trick e track. Praticamente qui siamo a Porcelle, o per non viene a Porto Portese, e lui attraverso questa sua grande piattaforma riesce ad essere uno dei percussionisti che non è stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. È fortissimo, è lui, Sergio Quarta. È la sua prima esperienza, quindi potete immaginare, se cambiate il tavolino, perché se la fa sempre sotto, insomma. Non è solo comunque, io ne ho cambiati 8 dall'inizio dello spettacolo. Allora, una chitarra, un uomo musica al suo esordio. Non poteva essere che di talento, visto come si presenta e come suona. Simone Sello. Viva! Vogliamo riconoscere uno spazio sicuramente meritato a questo grande, piccolo grande uomo, Stefano Senesi.
Thank you.